Sapete a memoria tutte le parole delle canzoni? Bravi! Ma non sapete ancora cosa sta per accadere al contadino cercamoglia. Sapete com'è? Siamo arrivati al quarto appuntamento con il contadino cercamoglie. E come si dice in questi casi, qua si fa sul serio. Infatti, tra contadini e pretendenti, già ci sono state delle conseguenze. Io ti piaccio? Certo. Sì. Conseguenze? In che senso? Beh, conseguenze emotive. No, la vide per piacere. Conseguenze sentimentali. Uno, ah. Sì. E perché no? Conseguenze lavorative. Io non lo so fare! Chiaramente verranno fuori inevitabili complicazioni. Non premermi per il c***o. E domande. Sicuro? E in amore c'è solo una risposta certa. E la risposta è qui, al contadino cercamoglie. Al contadino cerca moglie è arrivato il momento delle prove di metà percorso. Pretendenti e contadini hanno già passato un po' di tempo insieme, cominciando a conoscersi, a sfiorarsi e in alcuni casi a capirsi. E sì, si impone una verifica ulteriore. E cosa c'è di meglio di una bella sfida con vincitori e vinti? Domanda retorica? No, se a rispondere Davide, il nostro contadino montanaro alla ricerca del primo amore. Davide e le sue pretendenti si trovano già in alpeggio, a 1500 metri. Ma per la prova di metà percorso, il nostro contadino pensa bene di salire ancora un po' più su, a 1700 metri. Le metterò veramente alla prova, riuscirò a capire chi ha capito lo spirito appunto di questo lavoro e di cosa vuol dire appunto stare con un allevatore, un alpeggiatore. Sono tre persone diverse, sicuramente Allison e Martina si assomigliano un po' di più. Allison è molto più matura, è molto più donna, Martina la vedo genuina. Aurora invece lei è tutta completamente diversa dalle altre, chiaramente. Quanto manca? 10-15 minuti. Ah, ok. No, però allora fattibile, allora non mi lamento. Dipende dal passo. Fa abbastanza freddino, infatti le altre si sono messe tre pile, perché no pile, no style. Hai anche lo scarpone buono, eh? Ah? Hai lo scarpone buono, eh? Sì! Guarda che con questi ci devo andare ancora in discoteca e io non ho finito la mia era! La borsetta è pronta per affrontare la giornata, dentro c'è tutto il necessario, purtroppo ho finito le salviettine igienizzanti, non so come farò. Infatti cercherò di toccare il meno possibile le cose, i guanti ovviamente ci sono, neanche a dirlo. Quanto manca? 10-15 minuti, mi hai chiesto un secondo fa. 10-15 minuti, 20 minuti fa. È vero, Davide, il tuo orologio non funziona. Allora ragazzi, adesso facciamo un taglio, perché se no non arriviamo più. Almeno c'è l'ultimo pezzo un po' in salita, dopo ecco. È tutta piana. L'ho già sentita questa. Qua. Aurora sembra davvero arrivata al limite. Hai idee? Ci siamo adesso. Ma di ma dammi una mano! Ma meno male, la vetta è vicina. Dai, tira. Questo è il posto dove volevo portare. È un locale ancora più rustico,
Però se devo dire dove sto meglio, dove dormo meglio, sicuramente è qui. Qua, beh, anche svegliarsi così. Cavoli. Sì, effettivamente. Qua siamo a 1700. E quindi guardando avete fatto un dislivello di 200 metri. 200 metri? Aspetta, pensa sì. 200 eh. metri di dislivello. Se dovessi essere io la scelta, mi ci vedrei sicuramente qua la mattina, con l'alba, la sera e il tramonto. Sarebbe molto molto bello. Buongiorno caprette. Vedo tante caprette che non mi piacciono perché quelle ti attaccano con le corna e ti fanno male. Allora adesso vi presento Francesco. Oggi ho deciso di far conoscere loro una persona che lavora tanto con me. È una persona a cui voglio bene, un mio caro amico. Si occupa di tutte queste capre. Anche di più. Anche di più, più sì. Del doppio devono ancora arrivarne. Appena l'ho visto, subito ho detto lui è un pastore. Mi ha ricordato un po' Heidi. Per me è una sicurezza sapere che c'è lui con le capre. È uno stile di vita per lui questo, gli piace proprio. È stato anche bello conoscere un'altra parte di Davide e si vede che sono molto affiatati, che si vogliono bene. Volevo farvi una prova importante. La prova che faremo insieme è mungere le capre. Bello! Bello! Non penso di toccarle, non so, forse rinuncio alla prova. Avete 3 minuti per mungere 2 capre. Chi riuscirà a mungere più latte avrà un premio. Questa è una prova non facile per una persona che non ha mai munto, mungere una capra. Mungere una capra a mano, devi trovarci prima la malizia giusta e quindi sono sicuro che le ragazze faranno fatica. Ci sarà chi riuscirà prima a capire come fare e chi dopo. Va bene. Guarda che sono competitiva, Ci sta. Infatti se devo fare una scommessa, mi sa che vince Martina. Ho capito che tipo è e se dovessi scommettere punto su di lei. Mi scalda già le mani. Dai. Spero di vincere la prova anche perché Aurora è già uscita con lui e quindi vorrei avere anch'io un'occasione. Prendete bene le mammelle. Ci sono 2 tecniche, giusto Francesco? Così a branca, io mungo sempre a branca. A branca. Ok. Così si dice a poles. A poles, se no usi il pollice. Vai, mi fai vedere. Che figata. Ok. Wow. Scusa, te schiacci e tiri giù. Poi qua adesso c'è giù il latte e te pian piano gli vai dietro così. Così e poi lo riporti su, poi schiacci. Avanti okay. Sì. Mi sembra che sono interessate a imparare questo mestiere, a scoprire i trucchi, specialmente 2 di loro. Ma questo mi mangia i pantaloni! Allison, visto che sei pronta, vieni pure. Andiamo. Intendo vincere e vediamo come andrà. Sei pronta? Pronta. Ok, allora 3, 2, 1, via il tempo. Vado. Però mi serve che me la avvicini un pelo. Brava, brava, oh. Brava, brava. Ah, ma devo partire più sopra. Forse bravissima. Essendo stata la prima, dovevo un attimo capire come funzionava, però non è così semplice. Ho paura anche di farle male. Te vai tranquilla, che lei è abituata. Vai forte, Elisa. Ma la faccio male. Stai mungendo, è brava. Però qua ne esce poco, mi sa che siamo quasi. Sì, buono, andiamo con l'altra. Francesco, vieni di corsa. Vai, 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 che questa c'è su tanto latte. Oh, mamma mia. La tengo? Stai attento che non salgano da me, per favore, sai. Ok, ho preso... il ritmo? Sì, dai. 3, 2, 1, stop al tempo, basta. È pochino. No, qualcosa hai munto. Io ho avuto 2 caprette che non è che uscivo chissà quanto latte, cioè proprio devo spremere fino all'ultimo. Spero di aver fatto comunque un buon risultato.